Lo so, fa tanto caldo, ma vi devo rubare soltanto qualche minuto, quindi restate lì davanti al computer a soffrire sudando come sto facendo io, anche se ho l'aria condizionata accesa, ma non si sente assolutamente. Oggi vi parlerò del mio nuovo acquisto in campo video e vi spiegherò perché ho ancora una volta acquistato una nuova videocamera. Stiamo parlando della Sony HDR AX2000. Come sapete già da qualche video, la mia camera principale appunto è la Red One MX. Il problema è che ci sono molti video che durante la settimana, durante il mese, produco per altri utenti, se vogliamo chiamarle così, anche alcune agenzie, dove però mi occorrono camere sicuramente più piccole, più veloci nell'accensione e con automatismi in sé, come potrebbe essere il fuoco automatico, l'esposizione automatica e magari anche lo zoom elettronico, cose che la Red, giustamente essendo una camera da cinema, non ha. Quindi già da qualche mese le uniche due camere che mi erano rimaste con queste caratteristiche erano la Sony HVR A1E, mi sembra, quella piccolina che avete visto l'unboxing qualche tempo fa, e questa qui, la Sony DxC-D30, camera fighissima per carità, ma oltre al suo grande peso e nel registrare in 4 terzi neanche in HD, non era tutta questa comodità. Ma le domande sono uscite in realtà poco tempo fa, quando ho cominciato ad avere molti contatti con uno di questi utenti con cui collaboro, dove ci ritroviamo spesso ad andare in posti molto lontani, per esempio a Roma, farci diversi chilometri anche a piedi, andare comunque in posti non troppo sicuri. Sicuramente andando con una videocamera così grande non è proprio il massimo andando in giro in questi posti, al centro soprattutto. Quindi appunto sto cercando una camera più piccola. La cosa però che vi sconvolgerà e che probabilmente farà un po' cambiare anche il format del canale, anche il nome, anche se è già cambiato da parecchio, è che stiamo per dire addio effettivamente alle cassette mini DV. Primo, perché stanno diventando costosissime e praticamente introvabili. Prima le potevo trovare anche a pochi euro, 3-4 euro, anche dall'1 euro. Invece ora si trovano soltanto in pacchi di grandi dimensioni, da 3, da 5, su Amazon, ma con dei prezzi spropositati, stiamo parlando di più di 10-15 euro a pacchetto, che appunto con queste camere, la qualità che hanno, non rendono giustizia per pagarla così tanto. Fatto sta che mentre stavo cercando una camera che sia stata in HD, piccolina, quindi abbastanza trasportabile, ero quasi sicuro di prendere la Sony HVR Z7, storica camera della serie HVR, di cui la stessa serie della prima primissima videocamera a spalla, la HVR HD1000. Però la Z7, oltre ad avere un obiettivo intercambiabile, cosa molto curiosa e che devo dire anche potrebbe essere comoda, aveva già di serie un attaccato sul retro, quindi dopo la batteria avevo un registratore digitale video, naturalmente registrava in Full HD 1080 interlacciato. Il problema qual era? Questo registratore, essendo comunque di anni 2006-2007 o giù di lì, registrava su schede CF che non sono così tanto costose. Il problema è che poi avrei dovuto comprare anche un adattatore da CF a USB. Queste schede non so neanche la durata, la capienza comunque va anche ad alzarsi con il prezzo, quindi stiamo parlando della più piccola, che mi sembra sia 16 giga, intorno ai 20-25 euro. Però alla fine ero quasi convinto di prendere quella, infatti l'avevo già avuto occhiata su subito.it già da parecchio tempo, quasi un mese. Fino a che, proprio nell'ultima settimana, quando stavo decidendo di se prenderlo oppure no, mi è capitata nella pagina appunto lei, che sicuramente è molto meglio. Prima di tutto è più nuova, questa qui si parla già degli anni 2010, e soprattutto registra sulle schede SD, o se preferite, se le avete perché vi piacciono più usare quelle, avete dei supporti che sono compatibili, supporta anche le Memory Stick Pro Duo. Come vedete ha due slot e all'interno c'era già una scheda da 16 giga, quindi anche fortunato. La camera è molto simile alla Z7, ma anche molto simile alla Z5, comunque un po' alla serie HVR, anche se questa qui è HDR, rivali anche della serie NX Cam e XD Cam, sempre della serie Sony Professional.
è compatibile con anche tutti gli accessori di questa serie qui e della serie HVR, ovvero le batterie. In questo caso c'è la più piccola, la Sony NP-F570. Questa camera qui registra in fino al Full HD 25 fps oppure a 50 fps però in interlacciato. Quindi se avete programmi che vi possono esportare in interlacciato con il contro di vedere tutte le linee di interlacciamento, potete anche usare 50 fps. Altrimenti il 25 è il classico 25 in progressivo, questa volta non in interlacciato come potevano essere per esempio la Z5 o tutta la serie HVR. Comunque, per farla breve, questa qui è una camera molto leggera, doppia entrata microfono, che è quello che mi serviva, super stabilizzata, ha uno stabilizzatore potentissimo, tra l'altro si può mettere il doppio stabilizzatore, ovvero stabilizzatore ottico più stabilizzatore digitale. Croppa un pochino, ma neanche tantissimo, però ho visto che anche con quello ottico va più che bene, perché ho paura che magari col digitale in scene di più bassa luminosità potrebbe fare degli errori, quindi va anche benissimo quello, il classico ottico, che devo dire funziona molto bene. Lo zoom è fighissimo, sono 20x di optical zoom. Adesso il sensore è un po' piccolino, credo sia tipo un pollice, però comunque sia un bel wide, anche se devo dire si vede un po' la distorsione ai bordi, un po' ovalizzati i bordi sono, se nel, appunto nel bordo dell'immagine avete delle linee dritte lo notate abbastanza. Ottica f1.6, quindi molto aperta. Dopo nei test vi farò vedere anche delle scene che ho registrato al buio di una serata. Tutti i controlli sia automatici che manuali per tutte le funzioni, 3 livelli di filtro ND già integrati, quindi anche se dovete registrare in esterna non dovete stare a attaccare filtri e cose varie, anche perché se dovete attaccare dovete prima sganciare il paraluce, che come avete visto fa anche da tappo con questa levetta che c'è qui, si chiude così, quindi non avete neanche in mezzo il pensiero di dover mettere il tappo dentro le tasche come mi succede praticamente sempre a me. Abbiamo sia l'oculare che lo schermino, questo qui questa volta non è sul lato ma è qui in alto, qui abbiamo tutte le impostazioni del menu. Qui come abbiamo detto ci sono i due attacchi del microfono in XLR, si può usare sia in mono che in stereo, quindi se avete un solo microfono potete sdoppiarlo su tutti e due i canali senza poi andarlo a fare in post. Qui dietro i controlli del microfono, qui non so se lo riuscite a vedere, qui ci sta questo sportellino che si apre e ci sono i controlli semplicemente per impostare i 48 volts, line o mic. Qui troviamo i tasti per lo zoom variabili, come anche sul manico qui sopra. Ci sono questi qui, possono essere sia variabili che dargli dal menu una loro velocità, che può essere fissa da 1 a 8 mi sembra. Microfono Dolby Digital con 4 capsule, veramente eccezionale, dopo vi farò sentire. Abbiamo, come vi ho detto prima, tutte le impostazioni sia in automatico che in manuale, come può essere il fuoco, il bilanciamento del bianco, l'esposizione. Abbiamo 6 tasti programmabili, controlli audio, cioè abbiamo veramente di tutto. Questa qui sarà la mia camera, che potrebbe essere o una seconda camera oppure per appunto questi video che faccio extra YouTube, che in realtà vanno sempre su YouTube ma extra al mio canale, perché voi non li vedete, non vedete neanche le produzioni. Comunque si può usare anche per esempio per le live, perché qui dietro abbiamo le uscite sia in composito normalissimo che anche volendo in HDMI. E con l'alimentatore integrato si può collegare direttamente alla presa di corrente senza passare per la batteria, quindi avere una durata praticamente infinita dell'autonomia. Quindi niente, questo qui era un video per presentarvi la nuova camera che mi accompagnerà nel vissuto. Mi dispiace Mini TV, per chi non le conoscesse sono queste cassettine qui piccoline digitali, purtroppo il grande peso poi, oltre ad avere paura che il gelato si rovini e dopo a casa dover aspettare tutto il filmato, magari video di un'ora, di due ore, riversarlo tutto sul computer, è una cosa un po' stressante. Invece con questa, avendo la scheda SD integrata, è tutto molto più semplice, anche di velocità proprio di lavorazione. Questa qui diciamo che è tutto, in questa camera tutte le specifiche che cercavo: alta qualità, fuoco e tutte le altre impostazioni automatiche che funzionano bene, e soprattutto le entrate microfono, che appunto sono le più importanti per quello che ci devo fare. Ora per concludere vi vorrei fare un piccolissimo test. In questo caso andiamo ad impostare il tutto completamente in automatico. In questo caso stiamo registrando in 1080 50 fps. Andiamo a cliccare REC ed ecco qui, stiamo registrando con la videocamera. Come sentite, questo qui è anche il microfono della videocamera,
che è veramente una roba sensazionale, ha un audio pulitissimo, poi calcolando e sto parlando da dietro, e possiamo zoomare veramente tantissimo, come vedete il fuoco rimane, adesso qui sto, vabbè, vicinissimo, stiamo credo neanche a 1 metro, però allontanandoci vediamo che oltre ad avere un fuoco velocissimo, ha anche una qualità assurda, come vedete anche un bello sfondo sfocato fa. Stiamo parlando comunque di questo pezzo e quello dietro stanno spostati di 20 centimetri. Adesso qui è una zona abbastanza illuminata, ma come vedete sia colori che fuoco, comunque funziona tutto abbastanza bene. La cosa che vi dicevo prima, vedete qui, diciamo il bordo dell'armadio si vede un po' londino, un po' ovale, perché probabilmente il sensore piccolino per fare una ripresa così grandangolare hanno dovuto prendere una lente, comunque un obiettivo che crea un minimo di distorsione, però non ne ha fatto un punto a sfavore, perché comunque si nota veramente poco, basta zoomare un po' ed ecco che scompare. Quindi questa qui è la LED che mi sta riprendendo, come potete vedere possiamo andare veramente nei particolari e mette a fuoco veramente in pochissimo tempo, cioè una roba spettacolare. Così sarebbe l'impostazione da vlog, è leggermente pesante, quindi mi vibra anche il braccio, così potete anche un po' constatare lo stabilizzatore interno, che appunto è impostato soltanto su quello ottico, e potete sentire soprattutto anche l'audio. Adesso parlando da davanti, sicuramente si sente molto di più la qualità. Mentre quello che state vedendo ora sono delle piccole clip che ho fatto ieri sera a una sagra che hanno fatto qui nel mio paese, e come vedete c'erano praticamente soltanto le luci dei lampioni, anche molto alti, quindi la luce non era tantissima, ma comunque anche con il gain a zero. Come vedete, l'immagine è davvero pulitissima, i colori sono molto accettabili, avendo anche usato il bilanciamento del bianco in automatico, quindi posso ritenermi soddisfatto anche nella parte automatica della camera. Quindi ecco, questo qui era un po' per dirvi che siamo per dire addio definitivamente alle cassette mini DV. Mi duole il cuore un po' passare dall'analogico al digitale. Però ecco, la Sony A1 l'ho già venduta. Questa qui probabilmente sto per venderla, cioè è già messa in vendita. Ci sono degli acquirenti che mi devono far sapere a breve. Adesso non so se quando uscirà questo video già sarà venduto oppure no. Mi dispiace per chi era venuto in questo video per sentir parlare di videocassette, di cose vintage, però appunto la tecnologia va avanti e per i lavori che devo fare mi serve più una cosa del genere, che è più sicura anche nella parte di video, perché potrebbero rovinarsi le cassette mie TV, nonché come le testine, ma una videocamera che appunto mi dia anche una qualità piuttosto accettabile. Quindi niente, con la nuova Sony HDR AX2000 vi saluto e noi ci vediamo la prossima settimana se riesco con un nuovo video. Ciao!